Potrebbe andare come l'abbiamo descritta. Potrebbero esserci crit e simili. Potrebbe succedere di tutto. Empoleon, timido, Citrus Berry, competitive, natura favorevole alla velocità per outspeedare Gotital. Protect, Scald, Flip Turn, Roost. Incineroar, careful. Citrus Berry, intimidate. Occhio a non farlo entrare su Gotital. Non entrare su Gotital, non entrare su Gotital. Giovanni, non entrare su Gotital. Ecco, il suo moveset però potremmo ragionarlo un attimo. Intanto valutiamo Arbok. Adamant, Citrus, Strong Joe. Joe Lock è una buona mossa di tipo lotta che abbiamo potenziato da Strong Joe e che impedisce all'avversario di switchare. Serve perché fa male. Ragioniamo Insi. U-turn sì, Flare Blitz sì, Protect sì, Citrus sì. Dubbio su Darkest Lariat. Diamo Drain Punch su Darkest Lariat. Fa bene su Houndoom. Questo mi dava Lapras, io per ora evito. Lo so che su Edgy fa bene Darkest Lariat. Lo so. Però preferisco avere una... Su Edgy e Empoleon, ad esempio, passeggia sul cadavere. Cioè, non ci tocca lui. E comunque... non tocca Incineroar, quindi... preferisco Drain Punch e mal che vada... dare la possibilità a Brendan di fare danni. Ecco, magari i Pokémon di Brendan, valutiamoli. Allora, Mascherin abbiamo detto che... Mascherin abbiamo detto che, vabbè, qua si becca un fake out. Però potrebbe beccarsi un fake out, potrebbe anche non beccarselo. Explosive Silk Scarf. Punk Rock entrerebbe probabilmente dopo su Mascherin. A meno che Mascherin non vada giù e non entra prima Nina. Non entri prima Nina. Allora a quel punto potrebbe esserci subito Sceptile. Megatrain, Dragon Breath, Focus Blast, HP Fire. E poi Explode, questo è quello forte. Flamethrower, Surf, Focus Blast, Hyper Voice. Questo dobbiamo ragionarlo durante la battaglia. Se Mascherin fa Bug Buzz turno 1 perché non prende fake out e punta a tirare giù Gotitel, io dovrei trovarmi davanti a addirittura Edge Slash potenzialmente. E sull'altra slot ci potrebbe essere Primarina. Io a quel punto faccio una cosa. Se Primarina sta lì, io focuso come un matto Houndoom. No, Lord Bruce, può tirarlo, fidati. Focuso come un matto Houndoom a quel punto. Perché con in campo Primarina per me è un 1v1 contro Houndoom, sostanzialmente. Dai, raga. Ricordiamoci anche che abbiamo Roost. Calcolatore alla mano, let's go. Empoleon per primo, sì. Ciazzo l'emoticon, per favore.
Dai, fuori dai maroni, sto dialogo di merda, tanto non mi interessa. Empoleon. Arbok. Insieme. Chiedo anche a chi è mode barra c'ha il VIP magari di non scrivere in chat sull'emoticon, se possibile. È una cortesia che vi chiedo, poi fate quello che volete, ovviamente siete VIP potete farlo. Vai. Maschere in Empoleon. Allora, Intimidate. Goditi del +2. Intimidate. Insi meno 1. Intimidate Incineroar. Io meno 1. Competitive di Empoleon. Empoleon ha +2. E maschere in Intimidate. Ok. Protect. Vieni su di me. Perfetto. Porco 2. Ho tirato Bug Buzz. Ok. Non droppare, non droppare, non droppare, non droppare. Ok. Doppio preso. Ok. Lui però mi tira Hidden Power. Occhio. Va bene, ma qua è ottimo. Lui ora non penso che tirerà Scald su Insi. Quindi io vado di Scald su Insi. Bravo Maskerin, ok, doppia kill, easy. Let's go, bravo Maskerin. E abbiamo pescato la combo giusta con Protect. Eccellente, Empoleon, grande Pokémon qua. Chi entra? Addirittura Edgy potrebbe entrare. Edgy. Primaria. Ok. Io ragazzi vado a fare 1v1 con Edgy Slash. Anzi, tiro Protect qua. Perché Edgy secondo me qua fa King Shield. Quindi io tiro Protect. E alla peggio va giù Maskerin. Intanto qua Maskerin farà Giga Drain su Primarina. Ok. Molto bene. Primarina potrebbe tirare Psychic addirittura su Maskerin. O Dazzling Gleam. Psychic su Maskerin, perfetto. Ok. Fuck, ha attaccato. Va bene. Shadow Claw, Empoleon regge. E adesso lui al 100% tira Stance Change qua. Senti un attimo. Secondo me lui fa Stance Change. Quindi vado di Scald su Primarina. Ok, perfetto. Cioè, Stance Change, scusatemi, King Shield. Io qua tiro Scald su Primarina. E se mi va di culo Maskerin lo tira giù. Anzi, forse lo tiro giù io. Maskerin si rifà la vita. Sì, va giù. Dai, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Perfetto. Cosa c'è adesso su quella slot? Entra Mega Mewile. Ora dritto per dritto su Mega Mewile, ragazzi. +4. Poi arriva la Mega, tira una seconda Intimidate, vado a +6. Edgy Slash non mi shotta. Scald su Mewile e siamo 2v1. Addirittura Switch. Dentro ho un Doom. Ok. Eccellente. Eccellente. Qua io sono più veloce. Maskerin tira Scald addirittura su ho un Doom. Incredibile. Empoleon scalda +6, giù. Dark Aura, Scorching Sand. Dark
Dark Pulse, Scorching Sand, Dark Pulse, Sucker Punch. Nessuna di queste mosse dovrebbe tirarmi giù. Tiro scaldo. Heatwave. Lo reggo. Anche con un crit lo reggo. Bug Buzz è giù. Il mio scald va addirittura vuoto. Ecco, ora occhio. Perché adesso a questo punto non si perdono Pokémon, signore. E siccome quello Shadow Claw potrebbe crittare, io adesso mando Incineroar. Edgy non può essere. Io mando Incineroar. Manco mi gioco. Oddio, Flip Turn potrei giocare. Manco mi gioco Flip Turn. Insi. Porca di quella puttana, che cazzo fa? Ok, a meno uno. Vabbè, che predict di Brendan! Ma di che parliamo? Ma che cazzo fa Brendan? Io qua tiro Protect. Lui tira Stance Change, va bene. Va bene così. Flare Blitz più Flamethrower e lui è giù, secondo me. Questo numero, questo zero, è lo zero dei morti, ma è anche lo zero dei danni presi. Oh, scusatemi, recoil di flames, di Flare Blitz. Chiedo venia. Come? Che Empoleon cosa ha fatto, ragazzi? Qua Brandon ci ha reso la vita molto facile. Però vedete, ragionare su Brendan ogni tanto può avere senso. Qua noi abbiamo ragionato sul peggio possibile che potesse fare Brendan.